Ragazzi, iscrizione al canale gratis, arriviamo a 10.000. Iscrivetevi al canale, tutto gratis. Non si chiedono abbonamenti, soldi, prodotti tipici, non vi arrivano fatture, non vi chiama la signorina del telemarketing. Qui è tutto libero. Allora, la Repubblica, boom! Come fanno quelli bravi, quelli a pagamento, i professionisti, boom! Repubblica, non si vede. Inter, Qatar. Islamic Bank o PIF nuovo proprietario? Flebili smentite di Zhang. Flebili smentite di Zhang. Attenzione! Flebili smentite di Zhang, riporta la Repubblica, non il vernacoliere di Livorno. La Repubblica sono cialtroni anche questi ora? Volevo condividere con voi un'osservazione, ovvero sia di un utente degli esonerati che si chiama Andrea. Ciao Andrea, ti saluto. Da dove ci chiami, caro? Il quotidiano La Repubblica torna a parlare di banche e fondi interessati al club nerazzurro. Articolo di qualche ora fa, non della settimana scorsa. Non lo so dove i cinesi. Le flebili smentite di Zhang su trattative per la cessione di investitori sauditi legati al fondo PIF fanno il paio con quelle su Jasmine bin Hamad Altani, detto Antani, presidente della Qatar Islamic Bank. Ok, ma quindi Qatar o sauditi? Lo sapete che noi abbiamo detto, essendoci lo sponsor qatariota, avendo fatto tutto quel puzzo, è impossibile per logica che i nuovi proprietari siano qatarioti, almeno che i sauditi non usino un veicolo qatariota, ma la vedo quasi impossibile. Una banca qatariota come veicolo, ma anche lì comunque ci sarebbe modo di dimostrare che loro sono i maggiori investitori, ma i proprietari dell'Inter saranno i sauditi. Ma giustamente Andrea fa notare, va bene, ora lui esagera un po', dice problema per i mononeuroni dotati, posto che il futuro main sponsor sarà qatariota e che le norme UEFA vietano la proprietà e la sponsorizzazione riconducibili allo stesso soggetto proprietario, non per nulla. La GIP è l'ultimo anno che fa da sponsor la Juventus, chiedetevi perché, ripeto, la GIP è l'ultimo anno che fa da sponsor la Juventus. In base a quanto detto dalla Repubblica, individuare ed indicare il prossimo proprietario dell'Inter, penso che in 24 ore si possa dire, ovvero sia, lui dice che essendo il main sponsor qatariota, cosa che vi ho detto io un mese fa, la UEFA vietando la proprietà alla sponsorizzazione riconducibile allo stesso soggetto proprietario, ovviamente. Se si parla di Qatar e di Sauditi, è scontato dire che i proprietari saranno sauditi, se si va per logica in base alle regole UEFA. Ripeto, non per nulla la Juve ha sponsor GIP, che è riconducibile fino ad un certo punto, tra l'altro, per vie traverse, è l'ultimo anno e poi anche GIP smamma. Molti di voi non lo sapevano, ora lo sanno. Ragazzi, Infantino vive in Qatar e ora c'è questa novella che lui vuole presentare alla banca qatariota di Antani, vuole presentare l'Inter, ma l'Inter non ha aspettato Infantino, l'Inter si è già mossa da 2 anni. Ma a parte questo, ragazzi, quando io vi dicevo che comunque non esiste ne nessuna super rosa, ad oggi, per quanto riguarda l'attacco, siamo sempre con due per tre competizioni, perché gli altri due non li conto nemmeno. In difesa, te l'ho sempre detto, siamo vecchi. È una difesa vecchia, ci sono pochi ricambi. Pavard era acqua nel deserto, purtroppo si è fatto male. Ma ad oggi i difensori che stanno bene nell'Inter sono due: Darmian e Acerbi, 36 e 35 anni. Sono due i difensori puri che stanno bene: 35 e 36 anni. Dove volevi andare con i cinesi? Voglio capire io. Lascialo perdere il giapponese e Telecina che ti fanno sempre il disegnino del mulino bianco. Lascialo perdere quello lì che è la frutta ormai. Chi ci si mette tutta fascia? Innanzitutto quest'anno nell'Inter è stato creato un ambiente ultra positivo, ovvero sia, non è che ti dico che qualsiasi giocatore si adatterebbe a qualsiasi ruolo, però questo è comunque una cosa da poter sfruttare. I giocatori sono molto più disponibili, dato anche l'ambiente sereno che c'è. Quindi Darmian, ragazzi, tutta fascia non ce la fa più. Io l'ho detto 3 o 4 mesi fa, ormai gioca solo di posizionamento, dura mezz'ora Darmian tutta fascia, 35 anni. E dell'89, di cosa vuoi ragionare? Bissek, se trova gente rapida e tecnica, va in difficoltà. Tarzan non è pronto. Lo chiamo Tarzan perché è grosso, fa paura. Tarzan non è pronto ancora per
per giocare nell'Inter, dovrebbe andare in prestito un paio d'anni, tipo da Juric gli farebbe bene, per esempio. Carlos Augusto, ragazzi, hai Di Marco che è un grande giocatore ma che dura 60 minuti, quindi rischi a farlo giocare titolare Carlos Augusto, perché con Di Marco è una sostituzione matematica. Quindi di cosa stiamo ragionando? Frattesi le qualità difensive ce l'ha, il passo ce l'ha, il problema qual è lei? Il problema potrebbero essere i movimenti, però anche lì io non sono presente agli allenamenti dell'Inter, magari Inzaghi lo stava già provando, magari Inzaghi aveva già capito che avrebbe potuto avere dei problemi in quel ruolo, perché vogliamo parlare di Cuadrado. Che giocatori sono questi? Quindi magari l'allenamento Frattesi l'ho già provato e lo vedremo in partita, anche se l'Udinese non è che sia questa grandissima squadra, ma ha degli attaccanti con quelle caratteristiche che ci possono mettere in difficoltà. A me spaventa molto Pereira, fino a quando a Benzina, che è un giocatore anche lui datato, ma un giocatore pericoloso. Samardžić, vediamo questo Samardžić come ci insegna a giocare a calcio, però bisogna stare attenti, ci sono dei giocatori che non sono pronti, ci sono dei giocatori che non dovrebbero stare nemmeno all'Inter, motivo per cui, ragazzi, a gennaio bisognerebbe fare mercato. Ma con i cinesi che mercato vuoi fare? Il mercatino dell'usato vuoi fare? Vendi la sveglia della nonna? Cosa vuoi fare con i cinesi? Siamo sempre lì fino a che non va via. Quindi questa di Frattesi potrebbe essere un'idea buona, anche perché poi, ragazzi, c'è la Champions League, mai, lo dico da due mesi, mai come quest'anno l'è importante prendere il primo posto in Champions. Vediamo un attimino cosa ci riserverà, diciamo, il futuro. Io sono fiducioso perché vedo un ambiente positivo, vedo dei giocatori propensi anche a mettersi in discussione in ruoli che non gli appartengono più di tanto. Quindi se Inzaghi mette Frattesi, io mi voglio fidare di Inzaghi, va bene? Sono stato critico tante volte, ma a questo giro mi fido di Inzaghi. Ciao Inter! Mazzilius, dov'è lei?